I segnali della grande eruzione iniziarono la sera dell'8 marzo 1669. Una serie di scosse sismiche prima lievi, più accentuate il secondo giorno, fino a diventare fortissime il terzo giorno. Contemporaneamente, fra boati e fremiti, una profonda spaccatura del suolo si apriva da Nicolosi fino all'estrema vetta del vulcano, lunga ben 14 chilometri. E per tutta la sua lunghezza, esplosioni furiose, detonazioni assordanti e lancio di sassi infuocati. Nella parte bassa di questa colossale fenditura incominciò ad affluire la lava sanguigna e la sua massa, che cresceva ad ogni momento, era tale da dare l'impressione di un fiume di ferro incandescente. Rombando, avanzò verso Catania, 18 chilometri più in basso, e qui giunto il fiume si divise in due colonne, come fosse un esercito guidato da un invisibile generale che racchiuse la città in una morsa, mettendola a ferro e a fuoco. I catanesi, che riuscirono a sfuggire alla furia del nemico, corsero verso il mare per mettersi in salvo su barche e barconi, però anche qui arrivò la lava. In 122 giorni di eruzione, il vulcano tirò fuori dalle sue viscere 9.370 milioni di metri cubi di lava. Si calcola che i morti fossero 40.000. Finita l'opera di distruzione, i catanesi tornarono in città e, non trovandola più, la ricostruirono adoperando quella stessa lava che l'aveva distrutta. Nacque una nuova città, bella ma nera. Dal Palazzo degli Elefanti, ora sede del municipio, fino al Duomo, la piazza omonima è tutta un gioco di luce ed ombra elegante e lineare, che è dovuto al nero che si alterna al bianco. La strada principale di Catania è via Etnea e la sua pavimentazione ha un colore bruno, qui marrone scuro, là nero. Le variazioni sono dovute ad interventi di riparazione più o meno recenti, ma sempre, in ogni caso, si tratta di lava. E materiale lavico è stato usato per costruire il monastero delle Suore Benedettine in via dei Crociferi. E il monastero di San Francesco Borgia. E per le scale di via Alessi e per il palazzo Biscari. Castello Ursino non è nero perché, al contrario delle altre costruzioni, è stato costruito non dopo l'eruzione del 1669, ma prima. Risale al tempo dell'imperatore Federico II di Svevia, il XIII secolo. A quell'epoca stava sul mare. La tavola dei colori che presenta il paesaggio etneo ovunque ha un carattere preciso e drammatico. Le tinte non sono mai tenui, crepuscolari, al contrario, sia che si tratti del nero, del verde, del giallo, del rosa, sono accese, vigorose, e il loro contrasto violento dà luogo ad una bellezza carnale ed insieme irreale, come un paesaggio lunare. Gli anni passano, la furia del vulcano si sopisce, ma la memoria di com'erano prima i luoghi colpiti non va via negli uomini, anzi resta intatta e li fa tornare indietro nel tempo. Che è successo qui? È successo che nel marzo dell'81 una colata lavica ha distrutto tutto, compresa la nostra casa. Quando è successo? Verso le 17 di marzo alle 17.30, così. È stata una calata troppo tremenda, il paese era in pericolo,
c'era un caos che andava a destra, che andava a sinistra, al buio, senza telefono, senza luce, senza acqua, ma c'era una confusione eterna. E poi c'erano delle sciacalle che cercavano di sfruttare la situazione per sportare massarizie e cose, per rubarci, ma un caos addirittura. Ecco, ma venite risarciti voi? Ma chi? Chi è che ci dà questa cosa? Qualcuno ha preso qualche fesseria, ma il resto non è che hanno pigliato poi soldi. Qualche volta pagheranno. E oltre a voi altra gente è stata colpita? Ma tutte, qua c'era una zona proprio, la più bella zona di Randazzo, è stata direttamente distrutta. Ma siete stati avvertiti prima? Ah, certo, la forza pubblica, i soldati, la polizia, tutti cercavano di dare soccorso, tranquillizzavano la gente, ma non c'era pericolo, ma di fatti si è dovuto sgombrare. Che pensate dell'Etna? Ma l'Etna sarà una cosa naturale, una volta quando ci pensa fa saltare tutti fuori. Insomma, la proprietaria della terra è l'Etna. L'Etna dove vuole va. Di fatto la provincia di Catania, se noi stiamo attenti, è tutta sotto la lava, tutta indistintamente. Randazzo, che ora appare come un paese di montagna, nel 1200 era città di notevole importanza politica ed economica. Si trova in una zona a forte rischio e difatti il vulcano spesso viene a visitarlo. Lo dimostra questa chiesa costruita nel 700 con materiale lavico preso sul posto. E quest'altra è stata costruita con lava più antica, del XIII secolo. Da Randazzo una strada, la Circumetnea, che gira tutto intorno alla montagna, porta dall'altra parte, al versante orientale. E di qua e di là le colture si alternano, gli agrumeti ai vigneti, con abbondanza di alberi da frutto e di viti. Più che le immagini e le parole, forse sono le cifre che rendono giustizia all'ampiezza di queste colture. Rispetto agli anni 50, la produzione agrumaria in Sicilia è più che raddoppiata, passando da circa 10 milioni di quintali a 20, oltre il 94% della intera produzione italiana. E gli impianti agricoli più recenti, a cui si deve questo salto quantitativo, sono per la maggior parte disseminati nella piana di Catania. Non ci può essere sempre guerra. Dopo la distruzione e il lutto viene la pace. Come accade con gli uomini, così con la grande montagna. Cessate le ostilità, il nemico di pietra resta immobile e si fa bucare senza reagire. Dalle cave così ottenute, i cavatori estraggono la lava a blocchi e in polvere, e questa e quelli usano per costruire case, palazzi e strade. Mi chiamo Antonio Torrisi. Da ragazzo ho fatto questo mestiere. Ho lavorato sempre la lava, poi mi sono dedicato a fare qualche cosa di scultura, perché da 100 anni non si lavorava più la pietra qua in Sicilia. Quella striscia di terra rossa è dove la lava l'ha bruciata quando scendeva, quando era in eruzione, l'ha bruciata e è diventata rossa. Il centro della lava, quella grigia, poi viene abbattuta e lavorata. Questa è la cava dove si estrae la lava, cioè i blocchi, i grandi blocchi, che poi vengono lavorati e poi portati nel mio laboratorio dove io lavoro la lava. Questo è il mio laboratorio dove lavoro io con un altro operaio. Questa è la macchina dove taglio la pietra, si taglia la pietra e poi viene utilizzata per fare
dei cammini, dei caminetti, delle fioriere, delle stipite, delle porte, scale ed altro. Poi, a tempo così, un po' perso, dico perso, che poi non è perso, faccio delle sculture in pietra lavica. Io abito a Trecastagni, a 13 km da Catania, e nel mio paese anche la piazza è tutta in pietra lavica, borgiardata, i sedili, c'è una fontana, una bellissima fontana, e di questi pezzi ce ne abbiamo tanti. Nel bacino etneo vive una popolazione tra 800.000 e 1 milione di unità e molti di loro, operai e contadini, specialmente d'estate ed autunno, il tempo della raccolta, si spostano da un paese all'altro per lavoro. Il treno e l'automobile, veloci mezzi di locomozione, sono di gran lunga i più usati, ma il più antico, lo scicco, il somarello che non consuma benzina, continua imperterrito a camminare anche oggi, forse perché, rispetto al prezzo, è ancora il più conveniente. La zona vicino ad Adrano è ricca di castagneti perché qui il clima è fresco. Poiché inizia a dare frutti intorno ai 16 anni, si direbbe un albero simpatico e servizievole, e siccome poi campa fino a 100 anni, dovrebbe essergli attribuita una costituzione robusta. E dunque, facendo affidamento su di essa, si potrebbe essere sicuri della sua lunga amicizia, e invece può accadere facilmente di trovarsi nella necessità di abbatterlo dopo pochi anni. È facile preda di una malattia infettiva e contagiosa, per cui l'unico rimedio è il taglio e la distruzione con fuoco. Il castagno vive in salute fino oltre i 1000 metri di altitudine, formando coperture boschive molto estese. Il legno e la corteccia vengono utilizzati per l'estrazione del tannino, un elemento chimico che viene usato largamente dall'industria della concia di pelli. Tagliandolo si ottiene un legname ottimo per infissi, pavimentazioni, telai, essendo molto resistente all'umidità. Dopo uno speciale trattamento se ne ricava del carbone, che viene utilizzato localmente come mezzo di riscaldamento nei mesi invernali. La Pro Loco di Lingua Glossa, un paese situato sul versante orientale ai margini di una splendida pineta, è assai attiva in un'opera di preservazione naturalistica del vulcano e di diffusione della sua immagine in Italia e all'estero. Sull'Etna le stagioni non sono, come per tutti i luoghi della Terra, nient'altro che quattro. Solo qui c'è la stagione della colata lavica, dunque sono cinque. In questo modo, scherzando con il fuoco, il turismo, amante com'è di novità spettacolari, non ne viene bruciato, al contrario, è attirato a conoscere e a visitare la grande montagna. Vi è una fauna particolare sull'Etna? C'è una specie di volatile particolare, la codornice dell'Etna, e noi siamo particolarmente fieri che una specie che progredisce molto da un punto di vista della riproduzione, e in effetti i sistemi di salvaguardia finora attuati e la legge Parco soprattutto ci ha consentito di salvaguardare tutte le specie dell'Etna. Infatti possiamo addirittura confermare che non ci sono specie in estinzione. E qual è il ruolo della Pro Loco di Lingua Glossa? La Pro Loco si è dato questo ruolo di un centro visita parco dell'Etna. Il parco è istituito con legge nel 1981, nell'ambito della legge previsto determinate strutture per la conoscenza e la valorizzazione del territorio del parco, questa Pro Loco si è dato questo ruolo, ha inserito nell'ambito del proprio territorio e nei locali che qui stiamo vedendo determinate mostre che sono quelle della fauna, quella della micologia, quella delle farfalle, i prodotti tipici genuini di tutto il territorio dell'Etna, e questo serve a far vedere soprattutto ai ragazzi e alle scuole quello che in effetti offre un territorio salvaguardato, il territorio parco dell'Etna.
Sull'Etna, a oltre 2000 metri d'altezza, si snoda una pista forestale la quale, cominciando dalla pineta di Lingua Glossa, dopo un cerchio perfetto lungo 65 chilometri, termina a Nicolosi. Sono due le ragioni che hanno spinto il Corpo Forestale della Regione Sicilia a volerla e a costruirla. La prima è per avere un servizio accurato. Difatti, la manutenzione e l'ispezione del patrimonio boschivo si fanno efficaci se possono compiersi ogni giorno, con qualunque tempo, buono o meno buono. Ciò che è possibile solo se si abbia a disposizione una strada. La seconda ragione è la sicurezza. Non solo la vita degli alberi viene così ad essere garantita, ma si può anche preservare quella degli uomini. Capita spesso che alpinisti inesperti delle difficoltà dell'Etna vi si arrampichino senza l'aiuto di guide specializzate. Il vulcano ha attività esplosiva continua, per cui la fuoriuscita di sassi infuocati è frequente e non pericolosa per chi ne sia a conoscenza. Ma chi non lo sa può scambiare questa manifestazione per l'inizio di un'eruzione e, preso dal panico, fugge in basso disordinatamente ed è facile allora che si ferisca e si disperda. La pista forestale, con la sua sola presenza, diventa già motivo di rassicurazione. Se poi l'avvicina e la raggiunge, l'infelice gitante troverà una rete di rifugi alpini sempre aperti, e qui dentro c'è di che ristorarsi, riscaldarsi e medicarsi sommariamente. 32 guardie forestali sono la forza complessiva del Corpo Forestale sull'Etna. Il loro lavoro si svolge su un territorio di 5.000 ettari, i quali per una gran parte sono occupati da boschi. Una verde ricchezza da mantenere e da crescere con cura. Però la nuda e tetra presenza della lava è ineliminabile e sembra avvertire l'uomo di non fidarsi del suo patrimonio, perché lei tornerà e, quando sarà il giorno del ritorno, avrà un altro colore, rosso fuoco. La giornata lavorativa dell'Etna comincia alle 8. È questa l'ora in cui arriva il primo pullman da Catania. In poco più di mezz'ora i turisti che sono partiti dal livello del mare si trovano su questo piazzale a 2608 metri. Da qui fino all'83 partiva una funivia che con un solo balzo li avrebbe portati, senza far fatica, tutti a sedere, sulla vetta a 3300 metri. Però la colata lavica di quell'anno l'ha distrutta quasi completamente e oggi è impraticabile. Questo non è un negozio dove si vendono scarpe. L'Etna non è una montagna esosa che impone ai suoi fedeli calzature speciali. Però, nell'interesse stesso dei visitatori, ricorda loro di essere una grande montagna, dunque molto alta. Per chi se ne fosse dimenticato e fosse venuto a farle visita in abito estivo, può trovare in questo locale, da prendere in affitto con una modica spesa, calzature e giacche adatte ad un'altezza di oltre 3.000 metri. Il movimento dei turisti in escursione sul vulcano raggiunge non meno di 200.000 presenze all'anno. Il merito è dell'Etna, che con la sua variegata bellezza, la sua maestà naturale, colpisce chiunque visiti la Sicilia senza mai ricorrere all'uso della parola. Se parlasse, difatti, dovrebbe esprimersi in italiano e pochi sarebbero in grado di capirla. Invece tedeschi, francesi, inglesi, americani ogni giorno si recano a visitarla. Il posto della funivia l'hanno preso speciali fuoristrada, che si inerpicano sopra una strada scavata in mezzo alla lava fino alla cima del vulcano. Sullo sfondo ci sono i Monti Silvestri, formatisi nell'eruzione del 1892, che durò più di 5 mesi. E questi, traversati dalla pista, sono i Monti Calcarazzi, formatisi nel 1766 durante un'eruzione che durò 7 mesi. Si chiamano monti, ma non lo sono.
sono dei coni eruttivi che assomigliano a delle colline. È un paesaggio d'avventura, un western siciliano. Però qui non c'è pericolo, finisce sempre bene e tutti tornano a casa felici e contenti. Qui ogni forma di vita, compresa quella vegetale, è scomparsa da migliaia di anni. Dopo i colori violenti della pianura, sulla cima, l'Etna ci offre un volto allucinato e grigio, di deserto lunare. È grazie a questi immensi depositi di lava che da vulcano sottomarino l'Etna in 400.000 anni poté raggiungere l'attuale altezza. Da bravo vulcano giudizioso ha sempre avuto il buon senso di portare prima in superficie quello di cui poi aveva bisogno per crescere e farsi adulto. E così, di anno in anno, metro per metro, ha potuto diventare quella razza di gigante alto e grosso che ora ci ospita, facendoci sembrare tanti pigmei. La più antica eruzione di cui si abbia prova scientifica è del 693 a.C. Poi ve ne fu un'altra tra il 425 e il 424 e un'altra nel 394 e poi nel 122, sempre prima di Cristo. Ma dopo di Cristo il ritmo delle eruzioni è venuto man mano accelerandosi e negli ultimi tempi ce n'è una all'anno. Un'eruzione particolarmente intensa e distruttiva fu quella del 1408. Vi furono delle esplosioni proprio qui, al cratere centrale, e le ceneri arrivarono a Messina e a Reggio Calabria. Durò 12 giorni. Cento metri sotto l'orlo di questo cratere, che è la testa vuota del vulcano, batte il suo cuore. Sembra un lamento, ma l'Etna è un vulcano troppo beneducato per lamentarsi, metterebbe in imbarazzo i suoi visitatori. Però è vanitoso e, come tutte le creature, ci tiene a far sentire la sua presenza. Non è un lamento, è un richiamo vivace, un po' fragoroso, che ci fa sapere di non scordarlo mai, perché lui è vivo.